prossimo concorrente arriva adesso direttamente da Poppi, dai piedi del castello dove hanno combattuto la battaglia di Campaldino, Lorenzo Cagliazzo. Eccolo qua, Lorenzo in Poppi, giusto? Certo. Spiega loro chi sei. Allora, te che fai? Dico io? Sì, dillo, vai. Nulla, io sono da hobby. Ho una piccola televisione web su internet, sulla piattaforma live streaming, si chiama Lorenzo in Poppi, ma se andate su Google mi trovate o su Lorenzo Cagliazzo o Lorenzo in Poppi, uguale. Insomma, lui lo fa di passione, di hobby, fa tutto un altro lavoro, però ha questa passione di andare online, va bene? Lorenzo, ti hanno fatto dei commenti in alcune settimane, molto alcuni colleghi positivi. Mi fa piacere. Posso citare quello di Matteo Casali? Oppure... Ma certo, citiamo. Perché, allora, lo citiamo? Vabbè, lo certo, cito. Aspetta, lo citiamo proprio. Sempre se lo trovo, Ah, lo posso citare? Aspetta, sì, perché hai avuto, a parte mi piace, come tutti, eccetera, però... Dov'è Lorenzo Cagliazzo? Eccolo qui. Eccolo. Sì, qui. Là proprio. Aspetta, lo stringo, eccolo qui. Qui dice commento, dov'è finito? Il Debrando eccellente. Eccolo, scusa, è qui. Questo, Matteo Casali. Ah, come non saluto prendere Matteo. Atto, tuttavia, che tra i compagni che qui hanno duramente lottato per un'informazione libera, giusto in linea con i principi del realismo socialista, un solo nome, quello di Lorenzo in Poppi, possa ritenersi il vincitore morale. Gliel'ha detto uno degli altri concorrenti, ma hai capito questo che pesce è? Bello. Ok, è un renziano, te lo dico prima, se sei un berlusconiano non lo puoi amare, perciò. Okay. Io, a me non piace andare a cena, anche quando si vince, la quindi... butto così. No, non è così, è una battuta, la volevo, mi piace. Sto a dieta, capito? Se già piace a te è importante, andiamo col video perché gli piace. A vedetti, è tutta la farina di casa. Aspetta, calcola. Andiamo col video, di Lorenzo Cagliazzo. Mentre si bruciano le bandiere dei partiti, la gente scende in piazza, esasperata dall'assenza del lavoro. In questa Italia dove la gente manifesta, dove non c'è nulla che andare via, sembrerebbe così, dove i dati ci dicono che la gente non trova lavoro, 40, 50, 30, 20. L'età delle persone che cercano impiego. Nella media europea siamo i peggiori, rispetto anche alla Spagna e alla Grecia siamo un po' meglio, ma negli altri siamo peggiori. In video chat da Roma chiediamo a Sandro, sei giovane? Sei in Italia, non sei disoccupato, pensi di essere in controtendenza? Sono un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato. Francamente non credo assolutamente di essere in controtendenza con il momento attuale in Italia, perché credo di appartenere a una schiera di giovani italiani che con sacrificio e dedizione sono riusciti a trovare una posizione tra l'altro soddisfacente nell'ambito lavorativo. Conosci ragazzi che sono andati all'estero? Ho qualche amico che in passato ha cercato fortuna all'estero, fortuna lavorativa, e francamente sono rientrati tutti all'ovile. Cioè chi ha avuto problemi di ambientamento, chi ha avuto problemi con la lingua, comunque nessuno è riuscito ad avere ciò che desiderava o ciò che sperava. Per cui concludo dicendo che il detto mogli e buoi dei paesi tuoi è sempre attuale. Allora, Lorenzo Cagliazzo, avete sentito la tesi che tu sostenevi riguardo all'argomento? È un paese per vecchi, no? Sì. Ok, dice Alzo anche, siamo un paese per vecchi. Sì. No, dimmelo tu, non so io. No, così l'abbiamo mandato. Okay. Parla più forte che sennò non sente, capisci? Non si sente. Siamo anziani qui, capisci? No, noi anziani. No, per amor di Dio. È forte! Non sentivo. E lo devono votare ora. Lo devono votare. Sì, votatevi. No, sta calmo. Allora, se volete mettere prima, c'è la pagina di Facebook, potete mettere, lo avete già pronto, il mi piace sul suo video. Allora, parto da te Fabrizio, massacralo se lo vuoi, ma che ti devo dire Fabrizio? Che dici? Ti è piaciuto il servizio come lo volevi vedere? Quello che ha parlato l'avrei voluto vedere un po' più veloce, con personalità, era un po' imbarazzato questo ragazzo che parlava. Comunque, cosa dire, ha parlato di cose importanti, di cose che i giovani stanno vivendo in modo difficoltoso. Ti è piaciuta la chiusura che ha fatto fare al ragazzo o no? Sì, mi è piaciuta la chiusura,
quindi direi discretamente. E poi dopo diamo il voto. Carlo? Il servizio è buono. Non... è uno dei migliori che ho fatto, dai. No, c'è un problema. Come mai l'audio arrivava sfalsata? Visto? Arrivava perché molto. Arriva a web, no? Cos'era il web? Era una videochiamata e... ah, il motivo perché era lui sta a Roma, io sto qua, quindi non è che... ah, ecco, è lontano, allora il telefono da Roma lontano, no. Allora se parlavi con uno che era in Africa arrivava dopo 6 anni. Vado spesso a Roma per lavoro anche, okay. Però in questo caso non potevo andare, ok, quindi... sei il mio idolo. Vai tu invece? Visto che è un renziano, adesso Lorenzo in poppa, perché questo servizio è molto interessante, ben curata la presentazione iniziale con i dati riportati e poi attraverso la video chat che è stato molto interessante, un servizio ben fatto. Dategli il voto, su, via, voglio vedere quanto gli date. Votare! Lorenzo Cagliazzo, vai! 8, 8 e mezzo, 8, un trionfo! Vai il saluto, inchinati, che devi fare? Dico, votate tutti. 3 per 8, 24 e mezzo, hai visto? Sì. Come? No, sono contento. Prego, grazie. Prego Lorenzo, grande, votatelo anche su internet. Prossimo